vivere un momento di bellezza. Benvenuto per l'odore a parte del Festival Francescano. E vi ricordo che è possibile fare una donazione del Festival. Gli sponsor sostengono questo grande evento, ma anche le vostre donazioni sono importanti. E per le donazioni potete rivolgervi ai nostri volontari e vi riconoscete dalla maglietta arancione. Ringraziamo chi sostiene l'incontro di questa sera, che è Hope Alleanza 3.0, e ringraziamo per essere qui Silvia Battistini e Michele Calzini, presidente Zona Soci. Lascio a loro la parola. Curare l'arte, il restauro del San Francesco riceve le stimmate di Filippo da Verona. Grazie. Apro io? Sì, sì, certo. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io vi porto un saluto di Coppaglianza. Il progetto che segue questa iniziativa, il restauro di quest'opera, da noi si chiama Opera Tua. C'è rumore? Sì. No, ma con il microfono lì continua a fare quella confusità. Ok, ma forse no. Ok, mi facevo compagnia da solo con il microfono. E il progetto è Opera Tua, si può partecipare a... Forse è meglio cambiare il microfono. Allora, non si arriva. Il progetto è Opera Tua, è un progetto che va avanti dal 2017. L'idea è quella di restaurare delle opere del territorio, così che i soci vedano il risultato dell'essere cooperativa, del nostro appartenere al territorio. Il progetto viene, per ogni zona soci vengono presentate due opere da restaurare, scelte attraverso consigli del Ministero. Vengono scelte due opere che a loro volta, in base ad ogni territorio nel quale è presente la cooperativa, vengono selezionate attraverso un voto online dai nostri soci, e l'opera scelta viene poi restaurata. Come esempio nel caso di San Francesco riceve le stimmate, che è del 2019, oppure lo scorso anno per Close the Gap abbiamo fatto un'opera tua intitolata alla Close the Gap, riduci le differenze, avvicina le differenze. Abbiamo scelto pittrici, artiste femmine, femminili, quindi un'arte di un altro genere. Qua a Bologna è stata restaurata l'estasi di Santa Cecilia di Lavinia Fontana, e quindi è un'opera tua che vede anche altri valori portati avanti dalla cooperativa. Il progetto, come dicevo, nasce nel 2017, è finanziato dall'1% degli incassi che abbiamo sui prodotti, sulla vendita dei prodotti a marchio Coop, e fino ad ora l'incasso che è stato devoluto è dell'ordine del milione di euro, 900.000 euro. Perché curare l'arte? Perché Coop e perché il Festival Francescano? Perché questa unione? Questa unione nasce dal fatto che la volontà della cooperativa è quella di creare nel territorio un ambiente possibile attraverso una scelta di lungo periodo. Curare l'arte. Ora ho visto nel programma, quando si parla di cura viene subito in mente Martin Heidegger, essere tempo naturalmente. Lo voglio prendere in maniera trasversale. Curare l'arte perché è attraverso l'arte, e attraverso la mitologia, e attraverso i miti, e attraverso la... attraverso la letteratura. È un inizio tormentato. È un inizio scoppiettante.
dicevo questa cosa, curare l'arte, prendersi cura dell'arte, perché? Perché attraverso l'arte in generale, in questo caso la pittura, ma anche attraverso la scultura, ad Urbino con opera tua è stato restaurato Raffaello, la statua di Raffaello, un bronzo che prima era in piazza e poi è stato spostato in periferia. Questo perché? Perché attraverso l'arte, ed è questa la volontà di COP, e presumo anche l'arte, la volontà del Festival Francescano, attraverso la cura del dolore, che questa copertina racconta perfettamente, attraverso l'arte, attraverso dei modelli, è possibile vedere e comprendere il proprio di dolore. Ora, non sempre e non tutti necessariamente viviamo attraverso il dolore, però il dolore fa parte dell'esperienza umana. E la volontà di COP e parallelamente la volontà del Festival Francescano, anche leggendo il programma, è proprio quella, creare modelli attraverso i quali soci, clienti, riflettano sulla propria esperienza, sul proprio percorso di vita. Questo è il messaggio che vuole portare avanti COP Alleanza. Attraverso questa occasione, il restauro di un'opera di San Francesco, che è proprio una perfetta casualità con il Festival Francescano. Io lascio la parola a Silvia. Tento di e saremo delicatissimi. Ho un buon tono di voce, se va male non lo usiamo e facciamo un tentativo, più che altro per la registrazione, perché forse risulta più facile. Allora, grazie intanto a COP, perché effettivamente per chi lavora in un museo il reperimento di fondi in un museo, soprattutto con tanti materiali come sono i nostri musei civici bolognesi, il reperimento di fondi per promuovere restauri non è sempre una cosa agevole. Si mettono magari in programma, poi interviene un'emergenza, si devono usare per altri, più o meno come nella vita quotidiana di ognuno di noi. E quindi la possibilità di fare un progetto e di blindarlo in qualche modo a una anche realtà esterna ci ha veramente aiutato moltissimo. Questa opera che vi faccio subito vedere, poi torniamo un attimo indietro, questa opera è uno delle opere all'interno delle collezioni comunali d'arte, dove appunto si trova al secondo piano di questo palazzo, e dopo l'andremo a vedere, che io amo di più. Proprio per un aspetto puramente estetico, di gradimento estetico, è un'opera che io trovo bellissima. Il pittore è un pittore praticamente, non posso dire sconosciuto, però di cui sappiamo veramente molto poco. Quindi quando ci è stato proposto di partecipare alla selezione di Opera Tua, abbiamo fatto un po' un azzardo. Ovviamente avevamo proposto altre cose, perché giustamente vi è stato spiegato che la scelta viene fatta tra due opere, ma prima di arrivare alla scelta di queste due opere ci sono le finali, le semifinali e così via. Per cui anche all'interno dei nostri musei, noi siamo un gruppo di musei, gli altri sono il Museo Civico Medievale e il Museo da Via Bargellini, e tutti insieme facciamo parte dei Musei Civici di Bologna. Quindi prima di arrivare a scegliere questa opera ne avevamo proposto anche altre, per certi versi anche più accattivanti. Pittore dell'inizio del Cinquecento, opera su tavola, a queste date spesso si dipingeva già su tela con oggetti molto più molto più coreografici, molto più d'impatto. Un'opera che aveva un problema strutturale, dopo ve lo illustrerò, veramente molto molto importante. Ci siamo guardati e abbiamo detto, ma proviamo, più che altro perché era già diversi anni che lo mettevamo in programma e dove eravamo costretti a rimandare e diventava urgente. E evidentemente
questa mia passione per il San Francesco in questo paesaggio straordinario è stata condivisa da molti altri soci COP. E così siamo partiti. Di solito al termine di queste operazioni di restauro, giustamente, COP chiede una restituzione in qualche modo. Noi abbiamo finito tutta questa operazione proprio gli ultimi mesi del 2019, con qualche strascico burocratico nel 2020, all'inizio del 2020. E quindi dopo sapete cosa è successo. Stavamo già programmando una conferenza, un incontro di restituzione, tutti chiusi, tutti a casa. E non c'è stata dopo occasione fino a quest'anno, quando non è una coincidenza, ma è stata proprio una scelta consapevole di decidere di presentare il restauro di questo dipinto con un tema assolutamente pertinente con il soggetto del Festival Francescano. Ora, avete visto che la foto del dipinto è la seconda slide che ho messo, perché quando noi pensiamo all'episodio delle stigmate di San Francesco, noi pensiamo soprattutto a questo tipo di iconografia. Questa è una tavola di Giotto che si trova adesso al Louvre. Giotto è il, anche qui un po' di battuta, qualcuno dice scuola, ma a noi non interessano adesso questi discorsi. La cosa che, su cui mi volevo soffermare è che Giotto diventa il grande narratore delle vicende legate a San Francesco, per cui certamente già prima San Francesco ed episodi della sua vita venivano dipinti, c'è tutta una ampia attestazione nella pittura umbra, toscana, ma non solo. Questo carattere così narrativo, così vivo, così naturalistico viene dato appunto da Giotto. Le invenzioni migliori, quelli che rimangono poi nei secoli, anche adeguandosi ovviamente all'evoluzione degli stili, è data da Giotto. E nel frattempo, dalla morte di Francesco a quando, verso la fine del XIII secolo, Giotto dipinge questa serie di opere, era successa una cosa molto molto precisa. E questo differenzia le narrazioni che Giotto fa rispetto a quelle precedenti. C'era stata una selezione di come doveva essere narrata, potremmo dire quasi una censura, ma anche una rinarrazione di come doveva essere narrata la vita di Francesco. Poco dopo la morte di Francesco circolavano diverse biografie dedicate al santo e sistematicamente sia l'ordine ma anche proprio il papato decidono di reggimentare in qualche modo la figura di questo santo così irregolare, irregolare anche per i tempi, più volte accusato quasi di eresia, quindi una figura, sapete bene, molto molto complessa. E per essere sicuri di fare un'operazione corretta, viene comunque affidato a Tommaso da Celano la narrazione di tutto questo nucleo di esperienze, che non era soltanto la biografia del santo, ma appunto leggende, parabole e quant'altro. Ora, perché viene fatto questo? Perché i francescani, nel momento in cui si affermano come ordine, diventano estremamente popolari in pochissimo tempo, intercettano non solo questo discorso della povertà, non intercetta soltanto chi è povero, che certamente si rivolge a loro per chiedere aiuto, conforto, sostegno, ma intercetta quella piccola borghesia che ormai si stava, questo è un termine moderno ovviamente, però per intenderci, che si stava radicando nelle città, quindi nei comuni del centro e nord Italia.
Attraverso proprio questa, attraverso l'ordine francescano, il papato fa un'operazione fondamentale per la storia della Chiesa. Decide di utilizzare i francescani, ancor prima dei domenicani, per fare una prima attività di predicazione in, con l'obiettivo di combattere le eresie catare e patare che in questi stessi comuni, in queste stesse città si stavano diffondendo moltissimo. Quindi anche la scelta di che cosa narrare e come non è mai casuale, risponde sempre a una, sempre per semplificare, usare dei termini immediati, a una vera e propria propaganda in qualche modo, no? Devono arrivare i messaggi velocemente e immediatamente. La lettura del brano di Tommaso da Celano, che descrive appunto come San Francesco in meditazione, a un certo punto in preghiera, ha una visione, mentre appunto è in preghiera alla Verna, e vede la figura del Cristo, ma con le ali da cherubino e con dietro appunto la croce, è una, lo vedete in qualche modo trasposto in questa immagine appunto di Giotto. Ma il significato qual è? Il significato è che Francesco tanto medita sulla croce, sul dolore di Cristo uomo sulla croce, ma Cristo che non è soltanto uomo ma ali da serafino, ha anche una natura divina, per cui si ritrova nel suo corpo non solo le stesse ferite, ma addirittura, racconta Tommaso da Celano, i chiodi, la testa che si vedeva sul dorso della mano e la punta nell'altra parte, e questa cicatrice sul costato che spesso sanguinava, e scende nei particolari, macchiando la tonaca e finanche le mutande. Quindi c'è proprio la volontà di dare un racconto che sia vivo. Perché era così importante ribadire in questo contesto la doppia natura di Cristo? Proprio perché le eresie la negavano, e quindi capite bene come il contesto sia effettivamente piuttosto complesso. Ora, questo che si costruisce nel pieno Medioevo rimane un elemento importante e forte nella storia appunto dei francescani. È un soggetto, questo delle stimmate, estremamente comune, possiamo dire, in tutte le epoche. Ovviamente ogni momento storico fa delle scelte rispetto alla sua rappresentazione. Qui la cosa che vi faccio subito notare, che sicuramente è già molto diversa rispetto a quello che abbiamo visto prima, all'immagine di Giotto, è che il santo non viene raffigurato frontalmente o di profilo, ma da dietro, perché ci si concentra, l'elemento di forza che deve attirare l'attenzione del visitatore, e devo dire che qui dalla foto non si vede tantissimo, ma dopo lo vedremo dal vivo, è proprio il cherubino che si trova nella parte alta dove il cielo appunto scolora, che in questo caso non ha l'aspetto del Cristo adulto in croce, ma praticamente di Gesù bambino. E la particolarità anche di questo dipinto, poi veniamo alle cose che sono state necessarie per restaurarlo, è che questa scena, che è sempre più o meno descritta in un ambiente naturale, è costruita con dipingendo gli elementi naturali proprio come se fossero una quinta, un'architettura. Vedete la sequenza degli alberi, la loro posizione, in qualche modo guidano lo sguardo di Francesco verso l'immagine del Serafino e anche quello dello spettatore. La tavola, la vedrete, non è tanto grande, è poco più di un metro, quindi non poteva essere destinata a stare su un altare di grandi dimensioni. Probabilmente era stata realizzata
per un piccolo altarolo, una cappella o per la devozione privata. Il legno era piuttosto grosso, qui ci sono altre opere di Filippo da Verona dell'autore, ma torneremo un attimo dopo. Qui lo vedete alla mia destra, prima, si possono abbassare un po' le luci perché così non state vedendo proprio nulla, credo. Riuscite a vedere? Fantastico, direi che così è molto meglio. È un'altra cosa. Ah, non vede più lei? Ecco. Una cosa, un intermedio si può fare? Va bene. E dopo andremo e rivedremo meglio, meglio l'opera. Però vedete, non solo c'era un ingiallimento della vernice di superficie, ma si vede nella parte più a sinistra, c'è una specie di cerotto, una fascia bianca di fianco all'albero e lì vedete che c'è una crepa che continua lungo tutto lungo tutta l'opera. La tavola praticamente era, qui vedete dei particolari, era divisa, questa linea blu lunga continua vi fa vedere che questo è il retro, quindi quella era la crepa passante, quindi si vedeva proprio attraverso, quindi c'era ovviamente il rischio di perdere la pittura che si trovava ai lati, diciamo nella prossimità di questa crepa. Quindi tutto quello che voi vedete in blu era appunto passante, meno profonde erano le crepe che vedete segnate in rosso. Queste strutture trasversali erano quelle che tenevano insieme la tavola, che tenevano insieme l'opera, quindi era veramente una situazione molto molto delicata. Come si presentava? Questa era la foto prima dei restauri, quindi vedete che appunto le assi erano distanziate in alcuni punti anche parecchio, vedete le traverse e vi ho indicato appunto degli ingrandimenti proprio per farvi capire com'era la situazione del legno, quindi c'erano stati attacchi di tarli e comunque la parte posteriore era piuttosto sconnessa. Dove cade la freccia più grande vedete che c'è una striscia più chiara, in un certo momento della vita di quest'opera c'era stata anche una terza traversa che probabilmente a un certo punto era stato deciso di toglierla per permettere al legno di muoversi maggiormente e quindi di creparsi meno. Ecco, il primo tipo di restauro che è stato fatto praticamente a Bologna nel laboratorio di restauro dei nostri musei, perché era troppo rischioso movimentare la tavola senza avere sanato prima la struttura, proprio la struttura lignea. Quindi si correva il rischio di perdere la pellicola pittorica davanti. Il laboratorio di restauro che ha realizzato invece il restauro pittorico era a Roma e quindi solo in un secondo tempo, solo dopo che questa parte si è conclusa, l'opera è stata trasferita a Roma. Vedete che cosa è stato fatto? È stato smontato praticamente tutto, quindi le traverse che qui vedete riallestite sono state tolte e sono state inserite queste lastrine di un legno particolare, sottilissimo, quindi la struttura è stata creata aggiungendo nei punti necessari più il numero necessario appunto di lamelle per arrivare a colmare le lacune e i buchi più grossi e poi questa superficie è stata resa omogenea da una coloritura che non solo ha una funzione estetica ma serve anche a creare proprio una protezione e a dare più solidità all'intervento. Adesso torniamo brevemente indietro.
Prima di fare il restauro, cos'era successo? Che, come vedete, in concomitanza delle fenditure, perché erano proprio delle fenditure, la pittura era caduta. Se voi riuscite a vedere in corrispondenza della crepa, la pittura non viene data direttamente sul legno, ma viene preparato uno strato di gesso, anche abbastanza consistente, proprio per rendere omogenea la superficie su cui si va a dipingere. Quindi nel momento in cui il supporto si muove, ovviamente, e si crepa, ovviamente si crepa anche questa situazione e si va a perdere. Negli anni, per tentare di limitare i danni proprio in questa parte, si erano messe delle cartine giapponesi, questa è una tecnica che si usa abitualmente proprio per fissare la superficie pittorica, però poi ovviamente l'impatto visivo era molto forte e comunque non si poteva continuare a tenere l'opera in queste condizioni. Ecco, però vedete, è come quando si guarda la settimana enigmistica, no? Il colpo d'occhio è tutto uguale, poi ci si guarda un po' meglio e si capisce che non è tutto uguale, al di là del colore e al di là del risarcimento delle crepe. Nella zona in basso a sinistra, vedete, qui c'è una situazione, nella versione dopo il restauro ce n'è una completamente diversa. Questo è stato un aspetto che ci ha fatto un po' diventare matti, possiamo dire la verità. Allora, intanto che cosa rappresenta il dipinto? Abbiamo detto San Francesco che riceve le stigmate, il fatto di rappresentarlo di tre quarti, ma con le spalle voltato verso lo spettatore, enfatizza la concentrazione del santo rispetto alla sua visione, però non è da solo in questo dipinto. Nella parte alta voi vedete due figurine hanno anche colori abbastanza vivaci. Una è la martire Santa Lucia, lo vedrete un po' meglio quando saremo davanti al dipinto, in mano tiene un piatto con i suoi occhi, quindi proprio ha l'emblema che solitamente la caratterizza e quindi è facile da riconoscere, e di fianco un santo vescovo. Si è molto dibattuto su chi può essere questo santo vescovo. Dopo la pulitura è stato possibile vedere meglio il fermaglio del pigliale, del mantello che il vescovo indossa, che ha, parliamo veramente di millimetri, che ha dipinto una parte in rosso. E quindi probabilmente San Bassano o Bassiano, a secondo dei luoghi viene chiamato diversamente, che era originario di Siracusa, poi si trasferisce nel nord Italia e diventa vescovo di Lodi. E lui aveva, tra le reliquie che lui appunto esibiva e di cui sappiamo essere stato in possesso, una reliquia del sangue di Cristo. Quindi c'è sempre questo tema legato alle ferite, al sangue. Questo sicuramente è la chiave per capire da dove questo dipinto viene, e non l'abbiamo ancora trovata questa chiave, non abbiamo ancora trovato la chiave giusta, avremo la serratura ma non ancora la chiave giusta. Sulla destra invece vedete Frate Leone che racconta appunto la storia, essere stato presente in quel momento, e vedete come il pittore dipinge questi volti in modo abbastanza, diremo così, sintetico, senza entrare troppo nei dettagli. C'è l'ovale del volto che spunta in qualche modo dal cappuccio del saio, ed è una caratterizzazione minima, ma capiamo la sorpresa, quasi la curiosità del frate che sta assistendo a questo evento. E poi arriviamo alla nostra figura femminile che ci ha fatto veramente, come si dice a Bologna, tribolare. Se guardate nella versione prima della foto, prima del restauro, vedete che era stato dipinto anche un po' maldestramente sopra il suo volto e anche parte del corpo, e se voi non aveste visto la seconda foto avreste potuto scambiare la parte bassa del saio bianco, per intenderci bianco sporco, per una cosa simile a quella porzione di terreno che si trova di fianco al San Francesco inginocchiato.
E questo era quello che avevamo pensato noi. Anche perché questa foto è stata fatta con una brutta luce, vedete che ci sono delle specchiature, ma una luce che permetteva di vedere bene questa parte. Ma solitamente in museo, così a occhio nudo, senza luci aggiunti, luci radenti, non si vedeva assolutamente nulla. E soltanto quando si è cominciato a fare una prima pulitura è saltata fuori subito questa figura. Ora, il problema è che questa figura, come la vediamo noi adesso, non è la figura come fu dipinta dall'artista, da Filippo da Verona. Perché vedete che questo abito così ampio, così barocco, è assolutamente incoerente con non solo con la data in cui è stato fatto il dipinto, ma è un abito bianco, un abito forse da certosino, probabilmente è tra l'altro un abito maschile, perché è stata anche un po' modificata la proporzione delle mani, che sono diventate delle manone. E quindi rispetto è probabile che fosse stata ritoccata anche il volto, e è impossibile da dire se il ritocco avesse comunque riprodotto un volto femminile o fosse stato modificato tutta la parte della testa e se ci fosse stato un intervento maschile. E quella cosa che noi vediamo prima del restauro probabilmente era stato un tentativo di pulitura, quindi probabilmente c'era questa figura evidentemente molto incoerente, ma coerente con il saio che vediamo adesso bianco. Si era forse nell'Ottocento tentato di togliere questo volto per vedere cosa c'era sotto, e poi era successo qualcosa che non aveva consentito di continuare. Vi devo dire che io avevo un po' spinto perché si andasse sotto, cioè si togliesse anche questa versione. Non è detto che in un futuro non si decida di farlo, perché è vero che solitamente quando un'opera viene modificata nel tempo in modo diciamo da adattarne le funzioni, si fa una riflessione se è opportuno conservare queste modifiche, perché in qualche modo queste modifiche ci raccontano della storia stessa dell'opera. È anche vero che da un punto di vista visivo, poi me lo direte dopo la visita guidata, me e la mia collega Angela Lezzi, che accompagnerà il secondo gruppo, mi direte cosa ne pensate, perché effettivamente impatta moltissimo, è molto grossa la differenza. Certo, questo dovrebbe essere un'altra piccola chiave nel mazzo per darci delle indicazioni sulla vita di questa tavola. Sono state fatte tante ipotesi, ma non siamo ancora arrivati a una conclusione. Questo un po' perché il pittore che la realizza, Filippo da Verona, è un pittore ancora di cui si sanno alcune cose, ma non esistono delle, si sanno attraverso le sue opere in qualche modo, ma non esistono dei racconti biografici, per cui ci sono pochi documenti e quindi è difficile ricostruire la sua attività, il suo percorso, ma anche perché noi non sappiamo da dove arriva questa tavola. Quasi tutte le opere presenti nelle nostre collezioni, nelle collezioni dei nostri musei, diciamo, mi verrebbe da dire per un buon 90%, noi sappiamo dove erano almeno nell'Ottocento. In questo caso compare e basta, non si sa assolutamente dove fosse, e anzi non compare neanche la prima volta che viene citata, non compare neanche qua, ma in Pinacoteca, la Pinacoteca di Bologna. Siamo nel 1926, Francesco Malavuzzi Valeri ha appena riallestito la Pinacoteca e ha preso in prestito, in comodato assolutamente regolare tracciato, alcune opere di proprietà del comune, tra cui appunto questa. Quindi forse prima si trovava in un magazzino, in un ufficio, non lo sappiamo.
Sappiamo però che era di proprietà comunale, e quando furono aperte le collezioni comunali d'arte, che appunto dopo noi andremo a visitare, nel 1936 l'opera fu ritrasferita lì. Non aveva neanche una attribuzione sicura, si immaginava potesse essere appunto un'opera bolognese, però come opera bolognese non convinceva fino in fondo. All'inizio del Cinquecento noi abbiamo, quindi mentre è ancora vivo Raffaello e sta lavorando e diventa un po' il modello per tanti artisti, ma anche il modello più apprezzato dalla committenza, sono attivi però nei centri, diciamo, di periferia, che poi periferia non erano, però rispetto a quella che è la concezione con cui ci hanno insegnato la storia dell'arte, chiamiamoli di periferia, sono attivi tutta un'altra serie di artisti che certamente sono aggiornati, conoscono la pittura romana, la pittura toscana, ma creano delle interessantissime commistioni anche con artisti del centro Europa. E quindi qua si capisce che in questo modo così minuzioso anche di descrivere gli elementi naturali, che c'è una conoscenza di Dürer, di Altdorfer, quindi di artisti che vengono appunto dal cuore dell'Europa. Del resto Filippo da Verona, lo dice il nome, era un artista veneto, quindi aveva si era formato in quel contesto che era appunto soprattutto la pianura veneta attorno a Padova, alcune opere, diciamo, giovanili che gli sono state attribuite denunciano questa vicinanza con artisti come Cima da Conegliano, e poi insomma questo artista che si evolve. La cosa che ha abbastanza destabilizzato gli storici dell'arte, anzi creato un dibattito molto acceso, perché poi noi storici dell'arte siamo per 6 mesi siamo capaci di denunciare i colleghi e portarli in tribunale, perché quando siamo convinti, siamo convinti. Una battuta naturalmente, però per dire che i dibattiti sono sempre molto nutriti. Partendo da due firme di opere completamente diverse, una della fase giovanile, una della fase invece più matura, e proprio partendo da pochissimi altri indizi e pochissimi documenti si è ricostruito il corpus di quest'artista che si parte dal Veneto, ma lavora in Emilia, lavora sulla costa adriatica, quindi anche nelle Marche, l'abbiamo attestato, documentato nel 1522 a Rieti, quindi è un artista a cui bisogna correre dietro in qualche modo, no? Ed è stato ricostruito un corpus che ancora un po' ogni tanto viene rimesso in discussione, proprio a partire dagli anni 80 del Novecento. Recentemente la figlia, bravissima storica dell'arte, di uno dei primi storici dell'arte che si era occupato di queste attribuzioni, di ricostituire il corpus, Beatrice Tanzi, ha pensato di poter avanzare un'ipotesi rispetto alla collocazione appunto a Bologna di questa tavola. Ne abbiamo parlato, devo dire che io l'ho detto, non sono convintissima, ma si fonda praticamente su nulla questa mia scarsa convinzione. La storia dell'arte è fatta anche di quella, proposte, ipotesi, ragionamenti, scambi di informazioni, perché questo è assolutamente fondamentale. In base appunto a questa identificazione di Santa Lucia, non sono molte i conventi femminili francescani dedicati a Santa Lucia. Ce n'è ad esempio una a Rieti, questo mi aveva un po' acceso la lampadina, ma poi come arriva questa opera da Rieti fin qua non lo sappiamo. E poi non abbiamo una descrizione del contenuto di questo monastero all'epoca, quindi non lo sappiamo.
E invece Beatrice Tanzi ipotizza che potesse venire da Bologna, dal monastero che si trovava appunto in dove oggi c'è l'ospedale militare, quindi la Santina Bore Felice, che per un certo periodo è appunto un monastero francescano femminile e clarisse. In una descrizione settecentesca si dice che all'interno c'è un San Francesco che riceve le stimmate, ma senza dare altra attribuzione. È una traccia interessante, molto interessante, ma noi a Bologna non abbiamo mai avuto un culto per San Bassano. E quindi secondo me la presenza di fianco a una santa invece comunque così importante, al centro di tanta devozione anche popolare, deve avere una giustificazione più legata al luogo dove era destinata la pala. Ma questa suora, che quindi poverina ha avuto tante trasformazioni, e di originale praticamente noi possiamo vedere soltanto il volto e una parte del velo, neanche tutto, lei chi era? Di solito in queste posizioni in basso all'epoca sono i santi, i donatori. Quindi vi volevo fare vedere alcune altre opere, qui vedete. Questo è un caso di un'opera che sicuramente è frammentaria, perché qui veramente il donatore è un po' troppo in basso, è un po' troppo tagliato, però questo rende bene l'idea di com'era il contesto. Vedete anche come la maggior parte delle opere appunto rintracciate, dipinte da Filippo da Verona, siano opere a carattere religioso. Questa donatrice era probabilmente, spesso succedeva, forse anche la badessa del convento a cui era stata destinata l'opera. Le badesse avevano spazi privati o semiprivati dove svolgere la preghiera o una parte della preghiera quotidiana, e questo sarebbe abbastanza coerente con la dimensione appunto dell'opera. Perché l'opera è preziosa, è dipinta con estrema cura, da un pittore che comunque è richiesto realtà importanti. A Modena, pochi anni prima, probabilmente rispetto all'anno in cui è stato fatto il nostro dipinto, sarà tra il 1520 e il 1525, quindi pochi anni prima, dipinge a Modena per la chiesa di San Pietro, che era una chiesa importantissima, molto antica. Quindi è comunque un pittore che soprattutto nel giro dei francescani ha molte commissioni ed è molto riconosciuto. Quindi noi siamo davanti a un'opera importante, anche se un'opera ancora, come vedete, piena di misteri e un'opera difficile da comprendere fino in fondo. Io qui vi ho messo poche foto di opere di Filippo da Verona per vedere com'è il lavoro degli storici dell'arte, che partono da un oggetto e cercano di fare attribuzioni, di ricostruire un corpus di lavoro, sia veramente un'attività che si basa su una, oltre che ovviamente sui documenti, però su una grande osservazione, una grande attenzione, lo studio di particolari. Questo modo, ad esempio, di descrivere il paesaggio e in particolare questo vedete modo di lumeggiare in giallo le foglie, creare questi effetti particolarissimi, lo vedrete adesso dal vivo, il dipinto rende più giustizia rispetto alle slide, e vedrete come l'attribuzione è assolutamente incontestabile. Per chiudere vi ho messo un particolare appunto del San Francesco, e su questo vi vorrei far notare una cosa, questo lo vediamo meglio dalla foto che non dal vero. La tecnica pittorica di altissima qualità di Filippo da Verona, con questo gioco di luci che vedete attorno alla mano, enfatizza i
profili, i contorni del disegno e crea un effetto di profondità straordinaria, ma fa convivere, diciamo, la parte più umana, quotidiana del santo con l'esperienza mistica. Dietro la schiena buia è la parte più umana. Poi davanti questa luce che taglia e che noi non la possiamo vedere perché noi non stiamo compartecipando a questa esperienza mistica. Quella è un'esperienza esclusiva del santo e quindi noi la sbirciamo solo. Quindi è un effetto assolutamente straordinario. Qui un particolare della Santa Lucia. Vedete che questo ve l'ho messo perché vi volevo far notare una cosa. Un altro dei danni molto frequenti nelle tavole sono i buchi di tarlo. Tarli che magari sono morti 300 anni fa, però hanno lasciato il buco e quindi si tende appunto a stuccare quei puntini bianchi che vedete sono le stuccature e poi dopo si fa un ritocco appunto con il colore in modo da mantenere la leggibilità appunto dell'opera. E questo è un particolare sullo stupore di Frate Leone e spero che questo stupore l'avrete anche voi adesso tra pochi minuti quando saliremo a vedere il dipinto. Grazie. Con questo sguardo di stupore concludiamo questo incontro, ringraziando ancora Silvia Battistini per questa analisi attenta e curata di questa opera d'arte. Mi veniva così una riflessione, mi permetto di farla. Certo, se avete domande. Il restauro delle opere d'arte è importante perché fa emergere la bellezza, no? Ma è quel restauro che deve partire dalla nostra vita, dai nostri cuori, per cui l'arte ci aiuta sempre, ci riporta alla nostra vita e questo è molto bello. Grazie ancora Silvia, grazie ancora al progetto Opera Tua di Coppa Alleanza 3.0 nella persona di Michele Calzini che è qui presente. Grazie a tutti voi per essere intervenuti, per aver partecipato a questo evento a nome del Festival Francescano. Vi ricordo che è sempre importante, se ancora non ci avete pensato, fare una donazione per il proseguo di questo festival perché possa avere sempre più successo con il passare degli anni. E vi ricordo che alle 19.15 inizia la visita guidata. Il tempo di salire al secondo piano dove si trovano le collezioni comunali d'arte, quindi abbiamo sia lo scalone sia l'ascensore, scegliete voi e ci troviamo su in sala Farnese davanti alla biglietteria del museo. Perfetto, il festival continua anche domani, vi aspettiamo.